Ora affrontiamo un capitolo importante del nostro programma, cioè la fonetica latina. Prima, per un ordine logico, tratterò del sistema vocalico latino e in seguito del sistema consonantico. Qui è fondamentale seguire il testo che vi do, a pagina 42, lo schema grafico. Questo schema grafico presenta anzitutto il sistema del latino classico, è quello che a noi interessa maggiormente dal punto di vista culturale, perché, diciamo pure, l'insegnamento della lingua latina è propedeutico a quello della letteratura latina e la letteratura latina riguarda testi che appartengono al latino classico. Non importa se alcuni autori si possono indicare come tardo-classici o post-classici. Diciamo latino classico comprendendo la produzione letteraria fino all'implosione del dominio romano d'Occidente. Latino classico, escludendo i diftonghi, solo le vocali semplici, vedete, è un sistema a tre gradi. In basso, al vertice di questo angolo, c'è la A, che è la vocale di massima apertura. A sinistra, salendo dal basso verso l'alto, si va a restringere e sono le vocali anteriori, ovvero sia palatali, E e I. Nell'altro ramo, invece, si va verso le vocali posteriori, ovvero sia velari, O e U. Notate che ogni vocale ha una variante di quantità lunga e di quantità breve. Si usa da tempo indicare la vocale lunga con un trattino orizzontale e la vocale breve, come vedete, con una specie di mezza luna, di cosa lunata, va bene? Ecco. Vedremo poi che il latino classico prevede per le vocali una differenza di quantità, vocali lunghe e vocali brevi. Il latino volgare ha inizialmente un sistema a 5 gradi, che vedete è fissato, ma vale la pena poi di passare direttamente al terzo diagramma dall'alto, quindi quello a fondo pagina, poiché i breve e la E lunga si fondono per dare una E chiusa, e la U breve e la O lunga si fondono per dare una O chiusa. Per cui il sistema da 5 gradi presto cade a 4. E questo è il sistema vocalico dell'italiano. Il latino volgare della dopo abbiate presente questa fase intermedia. Ecco, però il latino volgare è qualcosa che è attestato, per esempio, letterariamente molto poco, soprattutto nelle epigrafi, mentre il latino classico ha una letteratura, una cultura letteraria e ovviamente anche l'italiano. E per una forma di raffronto diretto è meglio vedere proprio il rapporto latino classico e italiano, il punto iniziale e il punto terminale, mettendo, per così dire, tra parentesi, la fase intermedia del latino volgare. L'italiano, il sistema che vedete in fondo, il terzo diagramma dall'alto, prevede una A, tanto vedete subito non c'è più differenza di quantità. Vedremo poi, parlandone della differenza di quantità, abbiamo visto che, anche in italiano ci sono vocali pronunciate più lunghe e vocali brevi, però non hanno più un valore distintivo come in latino, ci torneremo sopra. Invece nella differenza di timbro, A, E, E, I, A, I, U, in tre termini, A, la maggiore apertura, I, la chiusura palatale, U, l'apertura velare, hanno come fase intermedia a sinistra E e a destra O. Però abbiamo indicato con dei segni che non corrispondono alla fonetica internazionale, la cui introduzione in questo caso creerebbe confusione. Ho usato quello che specialmente si usa nei testi come il Bernardi Perini e il programma sul latino universitario. Cioè la E, con quel segno simile alla cediglia spagnola, indica la E aperta. Per esempio, italiano, toscano, bene, Firenze, presenza.
e l'altra è chiusa, italiano tela, italiano tela, sete e così via. A destra vedete ho aperta, ho chiusa, e u. Ho aperta come quella di suolo e invece l'ho chiusa come quella di suolo. Ho dato alcuni esempi, per esempio il latino tela, la è lunga, passa in italiano tela con la e timbro chiuso. Si può dire grosso modo che laddove questa vocale ha la lunghezza, la e è lunga in latino, passa a un timbro chiuso. Se è breve, un timbro aperto. Ancora, latino woke, diciamo in fase ormai tardo latina, voce, in italiano voce. La quantità è perduta, non si dice più woke, ma però rimane il timbro chiuso. E così ancora sole, il sole, eccetera. Seta a seta. Una piccola osservazione che non c'entra con le vocali. Perché io indico woken con la M tra parentesi, solen con la M tra parentesi, setan con la M tra parentesi, e così via, crupede. Perché la derivazione dei nomi latini nel passaggio all'italiano e in parte nelle altre lingue romanze avviene spesso non dal nominativo latino ma dall'accusativo, il quale ha come caratteristica desinenza la M, che molto presto, fin dall'epoca di Lucrezio, delle guerre civili di Cesare, non è pronunciata. Un esempio, latino italiano croce deriva dall'accusativo latino cruce, con la M muta, non dal nominativo, come sapete, crux. Ecco, un esempio chiaro. Ancora, solem, il nominativo è sol, l'italiano sole deriva dall'accusativo con la M muta. E così via. Poi qui c'è un esempio, a pagina 43, dei vari esiti delle vocali. Questo, permetto, è un argomento che richiede particolare attenzione e non viene, diciamo, per avere un'informazione a livello d'esame, che quanto riguarda il parallelo esame di lingua latina non è cosa di cui si esiga da parte della Commissione una totale memoria di tutto, però per completezza professionale va detta. Ora ci sono da distinguere le posizioni, tre posizioni delle vocali. Dall'alto, pagina 43, posizione iniziale, interna e finale. Posizione iniziale, qui vedete il caso della A. La A è sostanzialmente stabile. Poi passiamo alla E. In tutti questi testi che vi do, quel segno di, come vedete chiaramente, acuto indica il passaggio da ad un altro, quindi E con quel segno più O vuol dire da E a O, E diventa O, passa O. E come vedete invece, per esempio, nella parentesi novem, parentesi asterisco neon, è il senso inverso, cioè novem deriva da neon, questo per intenderci, sono le parentesi incinate che nel senso l'angolo chiuso verso destra indica il passaggio A, se invece chiuso verso sinistra, passaggio da, per intendersi. Questa E passa da O se precede una U consonantica o una L velare. Vedremo più avanti che il latino, ma neanche la pronuncia moderna classica lo riproduce perché è molto difficile e complesso, distinguono due tipi di L, una simile all'L italiano delle lingue romane e un'altra simile piuttosto alla L dell'area dell'inglese all, scritto al, può dire tutto. Allora, per esempio, novem, novem, questa E è seguita da una U consonantica. Io indico in neon la grafia secondo l'alfabeto fonetico, in cui il W è assunto per indicare la U consonantica dell'italiano uomo, latino nowen, in fase storica la U è ancora tipo uomo. Bisogna pensare a neon, neon da nowen, perché segue una U consonantica.
Ancora, novus da neus, che ci sia una E nella radice, anche indoeuropea, è confermato da paralleli con altri gruppi indoeuropei. In greco è neos, l'aggettivo greco neos è molto noto a tutti, perché è la prima parte di moltissimi composti. Per esempio, per dire una parola nuova, introdotta nell'uso recentemente, si dice un neologismo. Logismo, logismos, dalla parola logos, che vuol dire parola, discorso. Ecco. Oppure, non so, le neo-avanguardie in arti visive, il neo-espressionismo, e così via. Tedesco noi, inglese new. Poi ancora abbiamo il verbo volere, la radice è well, e troviamo questa forma con tutto e in, per esempio, il congiuntivo presente wellim, wellis, well, l'infinito, welle, da well più se, che è la desinente dell'infinito. Però se segue una L velare, per il momento vi assicuro che in vuolo, vuole, volebum, wolles, la L non è una L palatale ma velare, si passa da uelo a vuolo, da uelunt a vuolunt e così via. Ancora solvo, selvo. La parola solvo ha in italiano un proseguimento in il verbo sciogliere, che è dal latino composto ex solvo. Il latino solvo deriva da se più luo. Luo vuol dire lavare, muovere e legare, invece se e indica la separazione. Quando in queste forme do l'asterisco, è perché si tratta di una forma non direttamente attestata. Può essere attestata in un testo letterario, oppure può essere attestata in un testo epigrafico. Però se è puramente una forma che si deve postulare, che è esistita, però non l'abbiamo attestata direttamente, usa mettere l'asterisco. Ancora, per esempio, soccer viene da suecuros, in greco ekuros. Avete presente il femminile latino socchera, in greco ekira, la famosa ekira di Terenzio, una commedia di Terenzio in cui si vuole sfatare il luogo comune che la suocera detesta la futura o attuale nuora. Così ancora soror, da suesor, la R, la prima R dovuta al rotacismo, fenomeno che vedremo. Ma il timbro E è confermato dall'antico indiano Swasa e dal gotico Swistar, che è alla base del, per esempio, del inglese Sister e del tedesco Schwester. Vedete, Sister, Schwester, non O. La O di Soror è dovuta al fatto che segue una consonante più una U semivocalica. Bonus da duenos, questo è attestato in epigrafi. La I passa a D se precede una R dovuta al rotacismo, quindi il soggetto di precede è la I, se la I è prima di una R dovuta al rotacismo passa a D. Quindi per esempio sero, seminare, piantare, deriva da un presente raddoppiato siso. La seconda S in posizione intervocalica e passa R, questo è il rotacismo. Quindi da siro, da questa siro non si mantiene, asterisco non è attestato e passa a sero. La O passa a U se segue una consonante nasale. La testa è pagina 43, greco oncos, invece il latino a uncus. Greco omphalos, omphalos, latino umbilicus. Latino humus, humanus, però se non segue la nasale abbiamo homo che si mantiene, se invece segue una nasale humanus. Ancora O passa U se segue una L velare più consonante, ultra, welti e così via. Ancora, ci sono i casi doppi, sono forme come O passa E, se segue una T
Quindi per esempio abbiamo quieto che deve derivare da vuoto, poi si seguono consonanti come gruppi di consonanti come RS, RR, RT, ST. Per esempio da Warsus, che è attestato, forma arcaica, abbiamo Warsus e così via. Vortex, abbiamo Vertex. Wester, Wester. È un caso strano che in italiano abbiamo no, vostro e non vestro. E questo però non è dovuto a un cambiamento fonetico. Non è che l'italiano ritorna vostro. È che in italiano vostro è analogico su nostro. Diciamo da nostro, noster latino, diciamo nostro. Da western latino, per analogia con nostro, diciamo vostro e non vestro. In sillaba interna, queste vocali tendono a chiudersi. Vi ho detto molto rapidamente che esiste una questione di apertura o chiusura dell'organo fonatorio, cioè la bocca, e l'apertura massima la O, poi c'è la tendenza alla chiusura. Per esempio prendiamo una vocale breve in sillaba aperta, cioè non chiusa da una consonante, tende a chiudersi in I. Quindi cado, che è una vocale detta con la massima apertura, falsi, diventa nel composto perfetto raddoppiato che chi di. Nei composti ad più cado, acchido, in più cado, inchido e così via. L'italiano, che cambia l'accento, cadere, però si dice un accidente. Il verbo accadere non è restato sul latino, ma è una formazione analogica su cadere. E così via. Pater, Jupiter, che è composto da Iou, la radice di Iovis, Iovi, italiano Giove, e la forma Pater, Giove padre, Jupiter, non Jupiter, ma Jupiter, che è largamente attestato. Così faccio un excursus in tedesco e in inglese, per il nome di Giove si dice tedesco Jupiter e in inglese Jupiter. Quindi hanno questa forma. Medius composto di Medius, Medius di Medius. Sedeo composti assideo, desideo. Specchio vuol dire vedere, osservare, composti aspicchio, insticchio, eccetera. Poi c'è locus, è una forma di avverbio ilico, vuol dire in quel luogo, da in più loco. Fa un'eccezione, cioè la e si conserva, alcuni verbi, pochi, affeto, auenio, allego. La U diventa is, la L è palatale, quindi contro siculus abbiamo Sicilia. La L di Sicilia è una L seguita da I e quindi è palatale. Famulus, che vuol dire servitore, famiglia, non famiglia ma famiglia. Simulo, similis, exul, exilium. La vocale sillaba chiusa, ecco, tende a chiudersi anche questa. Contro il verbo semplice archeo, tenere lontano, c'è il composto coercheo. In italiano una forma, una voce dotta, misure coercitive di repressione, di costrizione. Contro archeo, exercheo, in italiano esercitare. Carpo e scherpo, e così via. Scando, ascendo, descendo. L'italiano scendere non è l'esito di scando latino, ma è una forma derivata da descendo. Che è latino descendo, da descendo, mettiamo una pronuncia del tardissimo latino descendo, e da discendere per abbreviazione si toglie la parte iniziale e si dice scendere. Vuol dire discendere, ma nella foto parlata dovrebbe scendere. Fatto, factus, affectus, effectus, iactus, abiectus, e così via. Anno, però biennio, dite biennio, biennio, quadri, ennium, e così via.
Barba abbiamo in verbis, non in barbis. Aptus adatto, inettus inadatto. Il senso di inettus non è tu cur subito l'italiano inetto, una persona incapace, quel primo ministro è inetto, non è capace, non è in grado di svolgere le sue funzioni decorosamente. Ma inetto, in latino, inetto vuol dire qualcosa di non adatto, quindi forse anche di incapace, stolto. Monte, o si chiude in U, promonturium, in italiano invece è tornata questa U in O, promontorio. La I e U sono stabili, disco con disco, firma a firma, sentio a sentio, e così via. In sillaba finale poniamo che segue una consonante. Se M o NT la O passa a U, per esempio l'accusativo singolare dei temi no, la terza persona plurale dei verbi. Ora, se segue una occlusiva, la E passa a I. Fekit la feked, forma in epigrafe arcaica. E così. Abbiamo i doppioni, vedremo qua anche in morfologia, Piskem, Piskem, Imbrem, Imbrim, Naum, Naum. Sibilante, la E passa I. Abbiamo così, salutes, salutis. La O passa U, arcaico Uenos diventa Uenos. Il nome Uenos è originariamente un nome comune e non proprio. E non è di genere femminile o maschile, e indica il desiderio, la forza vitale in senso creativo, genitale e quindi erotico. Poi passa a indicare una divinità autoctona italica che, quando gli italici romani vengono a contatto col mondo greco, viene identificata con la greca Afrodite. Le vocali brevi in sillaba finale, la A è stabile. L'eccezione è ut, da un ipotetico uta, con la A che invece cade. A ita, si mantiene ita, arcaico iti, che vuol dire così. Una piccola osservazione. L'italiano, per affermare, sì, è derivato dal latino sic. Nel passato all'italiano le consonanti finali latine scompaiono, tranne in alcuni casi nelle preposizioni per si mantiene, in si mantiene, però con si mantiene, però in generale queste scompaiono. E allora qui avete appunto la forma appunto di così, di ita, di sic. In Dante, nella commedia, si parla di un bambino, per dire la piccola età di un bambino, che ancora non ha imparato a dire ita, perché evidentemente nel latino medievale, la lingua dei chierici, per dire sì si diceva ita. In italiano sì viene da sic, così, e così via. Come sapete, i latini antichi non avevano sì, no, ma per esempio, non so, a una domanda si ripeteva il verbo, non so, tu parti per Atene? Parto. Credi in questo che hai detto? Credo, e così via. Bisognava ripetere più o meno, ma che la lingua parlata chiaramente si diceva sì, ita, eccetera. La I finale passa E, il tema di mare, mari, mare, l'aggettivo gravis, tema in I diventa grave, doppione, heri, here. Le vocali lunghe sono stabili, gli esempi che do sono chiarissimi, mater, rogare, rex, videre, don, ignotus, virus, fumus. Ecco, ci fermiamo in questo caso per il discorso generale e passiamo a un argomento importante che riguarda la apofonia latina, pagina 45 del mio testo. 45. L'apofonia è un mutamento di timbro delle vocali dello stesso, della stessa radice. Le forme dell'apofonia in latino sono uno il vocalismo pieno, che può essere timbro E o timbro O. La seconda è il vocalismo allungato, sempre O. E la terza, importante questo, posso termine tecnico che bisogna che apprendiate. Vocalismo zero è per dire non c'è nessuna vocale.
facciamo alcuni esempi e prendiamo la radice gen, riga terza degli esempi latini. Gen, genus, è gen, la radice chiaramente riconoscibile. Gi, gno, gno è un raddoppiato, un presente raddoppiato. Gi, gno, in greco è deponente, gi, gnomai. Quel gno, la O è la marca della prima singolare, il verbo, e rimane semplicemente G più N. Allora G più N rappresenta la radice gen, come si dice con termine tecnico, a grado zero, vocalismo zero, cioè la vocale scompare, non è pronunciata, gigno, non gigeno, ma gigno. Perfetto genui, terminazione ui e gen è il tema. Genitor è un allargamento in una vocale indistinta, genitor. Ecco, genatus, che si trova correntemente senza la G, che molto presto non fu pronunciata, qualcosa di simile avviene nella lingua inglese per il K seguito da N. Voi sapete che il verbo to know è scritto know, know con un doppio, ma non si dice know, ma no. La K seguita dalla N è muta. Gnatus lo troviamo per esempio come forma di sostantivo. Gnatus vuol dire il figlio di. Questo originariamente però è il participio del verbo nascor, deponente, gnatus. Lo stesso verbo è tutto formato da un tema di è genus, un tema gen di genus, che ha vocalismo zero, quindi G più N, la G proietta duca rimane natus. Collegato, correlato a natus è il sostantivo astratto natura. Ancora, ingenium è un prefisso preposizionale in, ium la terminazione e gen appunto la radice invece con timbro E. Colo, la radice chel, girare attorno, trovarsi abitualmente, colo passa a cultus, cultura, colonus, anchilla, accola, incola. È importante il greco perché queste cose le dà in modo più chiaro, però per esempio la radice gen, genos che vuol dire discendenza, stirpe, nazione, genesis, nascita, i famosi alessandrini, 30 saggi che secondo la leggenda intorno al terzo secolo della nostra era si trovarono ad Alessandria d'Egitto, che era un centro di cultura ellenistica, e tradurre in greco, che era la lingua dei commerci, della cultura, del bacino mediterraneo in quell'epoca, appunto scelgono di chiamare il primo libro della Bibbia ebraica, in ebraico comincia il nome indicato con le prime parole di quel nome, e siccome le prime parole sono in principio, in ebraico Bereshit, si chiama Bereshit. Invece questi qui, questi saggi alessandrini, danno un nome tematico. Questo primo libro della Torah ebraica tratta effettivamente l'origine del mondo e della specie umana, e quindi si dice il libro della o del Genesi, e così via. Genetor, vedete, c'è un allargamento vocalico, gen più e, e così via. Do un esempio, sono pagina 45 della polifonia delle lingue germaniche. Chiunque di voi ha studiato inglese o tedesco conosce la distinzione tra verbi forti e verbi deboli. Prendiamo l'inglese, che ha un verbo debole, il verbo in cui si aggiunge, i tre temi che si danno in inglese anche nei dizionari sono il presente indicativo, il perfetto indicativo e il participio passato. Il latino, come sapete, è diverso, nel dizionario si dà prima singolare dell'indicativo presente, seconda singolare dell'indicativo presente, poi si dà prima del perfetto, poi si dà il supino, poi si dà l'infinito. In inglese sono tre. Prendiamo per esempio la radice che vuol dire vedere. Allora trovate, prima del presente, sì, scritto se. Il perfetto, so, pagina 45, vedete scritto sa,
scudo più so, e il participio visto, italiano visto, seen. Allora, vedete che la S rimane stabile, ma si e seen hanno un simbolo I, che è una E, praticamente. So è una A molto aperta. Ancora, trovate il verbo dare in inglese, give, tenere presente. Gave, io detti o diedi, e given, dato. Questo si chiama apofonia. In inglese apofoni, in francese apofoni, in germano, nelle lingue tedesche si preferisce un composto greco che ricalca, scusate, tedesco, che ricalca il composto greco apofonia, che è ablaut, l'auto del suono, e ab è come il greco apo, qualcosa che deriva da qualcos'altro. Per esempio, give, give, given, tedesco, given, gab, gaben, e via. Ora passiamo a considerare la U latina, pagina 46 del mio testo. La U in latino può avere due valori, uno vocalico e uno consonantico. Se la U è seguita da un altro vocale, ha il valore fonetico della U italiana nella parola uomo o del W nelle parole inglesi want, well, wish. Nell'alfabeto fonetico internazionale questo segno viene indicato, il segno che si usa è appunto W. La U consonantica latina ha due differenti esiti. Il primo esito se si trova in sillaba iniziale o in sillaba interna seguita da consonante. Oppure, secondo esito, se la U è seguita da una U vocalica e talvolta anche se la U è in posizione intervocalica. Nel primo caso, sillaba iniziale o sillaba interna seguita da consonante, la U dal valore vocalico passa al valore consonantico, precisamente nella consonante fricativa. Ricorderete, le fricative sono quelle che si chiamano anche continue, perché sono suoni che possono essere mantenuti da chi parla per un certo tempo, mentre le occlusive sono suoni momentanei. Quando avviene questo passaggio? Nei testi letterari non possiamo saperlo, perché per tutta la latinità antica si usa la stessa lettera, sia per la U consonantica che per la U vocalica. Nelle epigrafi ci sono alcuni indizi. Per esempio, troviamo al posto di U la B. Per esempio, anziché Waleat, troviamo Baliat. Anziché Uita, Bita. Anziché Juventus, Juventus. Ben inteso, questo non indica il fatto che la U in questa posizione diventa B, ma semplicemente la B è, per chi incide queste epigrafi e non ha di fronte un testo scritto, chi incideva queste epigrafi ascoltava qualcuno che gli leggeva il testo. È effettivamente la B il suono che assomiglia di più alla U consonantica. Quindi questo è un segno diretto del passaggio. Invece ci sono anche degli indizi indiretti, che si chiamano grafie o scritture inverse. Cioè, in parole in cui sappiamo con certezza che c'è una B, per esempio l'avverbio bene, troviamo la U. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per chi incide queste epigrafi gli viene suggerito un testo in cui ascolta, sente, percepisce un suono, appunto quello della B o quello della U, e incerto in alcuni casi rende con la B, nel caso di bene, in alcuni casi con la U, perché ormai per il suo orecchio anche la U consonantica assomiglia come suono alla B. Poi ci sono dei casi in cui queste grafie con la B rimangono addirittura storicamente. Latino ilua, ovviamente scritto, epigrafi, eccetera, eccetera, innumerevoli, ilba, diventa poi italiano elba. Nel secondo caso che dicevamo sopra, cioè se la U si trova in posizione pre-vocalica o intervocalica, la U scompare. Vediamo alcuni esempi, sempre nel mio testo, pagina 46. L'avverbio parum è risalente a parvum,
con una U consonantica seguita da U vocalica. Già in fase storica le due U si fondono in una sola U. Parum vuol dire poco, nel senso di troppo poco. Nella cosiddetta appendix probi, che è una specie di elenco di forme non accettate da questo ignoto grammatico, non sembra che sia opera del vero del grammatico probo, e segue invece, cioè invece contrapposto alla forma corretta. La forma è, per esempio, nel primo caso, in cui avus ha due U, una consonantica e una vocalica, vuol dire avo, antenato, nonno, eccetera. La forma è più lui dà aus con due U, non aus con una sola U. Così ancora flaus, l'aggettivo biondo, flaus con due U, non flaus. Il toponimo italiano rio è l'esito fonetico del latino rivum con due U, prima consonantica, seconda vocalica. La forma rivo, che possiamo trovare in soprattutto la lingua poetica italiana, direi fino al 700 compreso, è un rifacimento su base colta, etimologica, quindi non fa fatto. La parola portoghese Rio compare nella grande città brasiliana Rio de Janeiro, vuol dire appunto fiume di gennaio. I toponimi italiani come Forlì, Faenza, sono indizio che questa U scompare. Quindi Forlì deriva da Forum Livi, Faenza, latino Faentia. Il nome del vento caldo che spira da nord verso l'Italia in primavera, in latino si chiama Favonius. Questa forma classica in latino volgare passa a Favonius ed è senza asterisco nel mio testo perché si trova attestato in epigrafi. Da Favonius si ha il tedesco Föhn, che è appunto il nome tedesco di questo vento. Quindi non c'è traccia più di quella U consonantica. Non si trova in epigrafi forme come vius anziché vius, servus anziché servus. Poi è interessante vedere gli esiti di questa U consonantica latina nelle lingue romande. Di norma questa U passa a una fricativa labiodentale e si indica, secondo l'alfabeto internazionale, con la V, tranne in area spagnola e in alcune parlate italiane dove passa a una fricativa bilabiale, che nella fonetica internazionale si indica con la lettera greca beta minuscola. Quanto riguarda i dialetti italiani, abbiamo in antichi testi meridionali forme come volendo anziché volendo. Tuttora la lingua viva siciliana, l'intercalare la posizione incidentale come vuole Dio, come Dio vuole, e appunto si dice come Dio vuole, come vuole Dio, non come vuole. Ancora, troviamo dialetti attuali nella Basilicata del Sud, questa pronuncia. Nella parlata di Reggio Calabria abbiamo anziché voce buci, anziché volare bulari e così via. Alcuni esempi di bu invece di vi si trovano, bi invece di bu si trovano anche in area toscana o marchigiana. Questo è interessante vedere il diverso trattamento di questa antica U consonantica del germanico comune nelle lingue germaniche da esso derivate più note, tedesca e inglese. In inglese si conserva, in tedesco passa la fricativa alla diventale V. Quindi, contro l'inglese wind, che vuol dire vento, abbiamo il tedesco wind. Contro l'inglese west, che vuol dire occidente, abbiamo il tedesco west. Contro l'inglese William, il nome che vuol dire Guglielmo in italiano, abbiamo il tedesco Wilhelm. Passiamo ora a pagina 47 del mio testo. È caratteristico nella lingua latina la grande presenza di vocali U. Ecco, do alcuni esempi in cui bisogna risalire una forma ordinaria O che passa in U. Ci sono tanti esempi. Io do quelli più tipici. Prendiamo per esempio il nome umbilicus. Il greco è ompalos. In latino bisogna risalire una forma con la O. Ecco, però il latino chiude in U. Unguis, il greco onis, con la O, bisogna risalire una forma con la O che passa a U. Poi, per esempio,
davanti a rilevare O diventa U. Vuolt ult, vuolnus ulnus. Vuolt vuol dire vuole, ulnus vuol dire ferite. Però non ho segnato con asterisco nessuna di queste quattro forme e si trovano tutte. Il grammatico prussiano attesta esistente una forma arcaica colpa, il latino classico è culpa. Abbiamo entrambe le grafie volgus volgus. L'italiano generalizza o, per esempio abbiamo il caso di volt, vuole, ulnus non c'è in italiano, abbiamo colpa anziché culpa, volgo anziché vulgus. Interessante vedere che l'italiano generalmente da U latina passa a O, tranne alcune parlate. Nel sardo e lo gudorese si conserva massicciamente la frequenza degli U, anche in alcune parlate laziali o del meridione. Ecco. Però ci sono delle eccezioni, ci sono poi due fondamentalmente. Il latino longo, un colò, passa in italiano a lungo. Il latino totum, in italiano passa a tutto, sono eccezioni isolate. Nel latino cultura, che vuol dire, come si dice prima, significato primario, collegato al verbo colo, che vuol dire abitare e vuol dire anche coltivare, in senso di coltura dei campi, in senso agricolo. Il senso traslato, figurato, mentale, è chiaro a tutti, cultura nel senso di appunto qualcosa che ha a che fare con le arti, la letteratura, la musica, la filosofia e quant'altro. In italiano si mantiene il doppione. Allora, l'esito fonetico di latino cultura è coltura con la O e ha un senso materiale, agricoltura. Invece nel senso di mentale, di vesco bildum, di qualcosa che ha a che fare con i valori artistici, letterari, filosofici, eccetera, abbiamo la forma cultura. Allora, in questi casi si può dire che la forma concreta materiale, in senso concreto materiale, dà l'esito fonetico della forma latina. Viceversa, dove si mantiene la U latina è perché sono forme colte di tramite non popolare, ma colto. Poi si può trarre spunto da questo per parlare di altre due coppie in cui non si tratta di passaggio o alternanza fra O e U. Le coppie sono, come vedete nel mio testo, pagina 47, cosa, causa, lacuna, laguna. Nel primo caso il dittongo causa come esito fonetico alla O. Quindi l'esito fonetico è dato da cosa. Cosa è ha significato materiale concreto, il latino rest, l'inglese thing e così via. La forma causa senza chiusura del dittongo non è esito fonetico, è un senso mentale, nobile, la causa della libertà, la causa della giustizia, oppure una causa civile, una causa penale e così via, oppure causa nel senso di motivo, ragione. Prendiamo la coppia lacuna-laguna, qui non c'entrano le vocali ma c'entra la consonante. Il latino lacuna con la velare sorda, come detto fonetico, ha laguna, nel senso concreto materiale. Laguna vuol dire un acquitrino, acqua, eccetera, come c'è per esempio la famosa laguna di Venezia. Invece la forma lacuna, che non segna ancora il tradizionale passaggio dalla C alla G, che c'è per esempio il latino locum accusativo, locu, in italiano luogo con la G, mantiene la velare sorda C perché è forma ricostruita di senso mentale. Per esempio lacuna, non so, una lacuna nella preparazione di un esame, non so, nella documentazione scientifica, quel testo storico è una lacuna, lacunoso, oppure per noi filologi è frequente in un testo critico di un autore, magari l'editore dice qui ci deve essere una lacuna, oppure in alcuni codici c'è una lacuna. Ecco, quindi la forma concreto materiale indica l'esito fonetico dal passato dal latino.
la forma mentale colta si sottrae a questo. Oggi riprendiamo il discorso sul vocalismo latino, trattando l'argomento dei dittonghi. Si intende per dittongo, non solo in latino, ma qualunque lingua, anche in italiano, la successione di due vocali che fanno parte della stessa sillaba. Abbiamo detto nei fondamentali del linguaggio che il parlante produce degli sforzi fonatori che possono essere divisi, come in unità minima, in sillabe. Il latino conosce vari dittonghi, come l'italiano, come altre lingue. Quelli latini hanno un particolare trattamento. Li vediamo in ordine, cominciando con i più semplici. Il gruppo E seguito da I, quindi due vocali palatali anteriori, si riduce a una sola vocale, che è la I, con quantità lunga. Per dare un esempio, troviamo il composto di in preposizione più il verbo caedo, che vuol dire tagliare, incidere, il composto nella fase arcaica che è attestata in qualche documento antico è in caedo, la forma classica invece in chido. Dico subito, tutti questi dittonghi hanno come destino nella lingua latina di ridursi a una sola vocale, ovvero sia, come si dice con termine greco, un monottongo. Dunque, e i. Simile situazione per o e u, che sono vocali invece posteriori velari. O u si chiude in u. Per esempio, il verbo duco, in fase arcaica è scritto douco, e in alcune epigrafi arcaiche che si chiamano elogia scipionum, sono brevi epigrafi a memoria delle imprese civili e militari della famiglia di Scipioni, troviamo anziché abducit, abdoucit. Lo stesso documento, il nome della Lucania, è scritto con OU, Loucanam. Abbiamo invece le forme classiche, non Abudoukit ma Abdukit, non Loucanam ma Lucania. Più complessa è la situazione con il dittongo AE, che è accentato sul primo elemento. Tutti i dittonghi latini sono accentati sul primo elemento. In italiano non è sempre così. Perché per esempio aere, che è forma dotta per indicare l'aria, l'atmosfera, eccetera, si accenta sulla prima. Invece vari dittonghi del toscano, che è poi la lingua nazionale italiana, si accenta sulla seconda. Per esempio il latino homo, che ha una O breve, in italiano che ha la spiegazione iniziale si perde e c'è il dittongo toscano uomo. Però Francesco d'Assisi, nel Cantico delle Creature, che è di terra umbra, scrive ancora homo. Così un piccolo accenno, è particolarmente duro, difficile articolare questo dittongo che è accentato sul secondo elemento, uomo, a tanti carissimi napoletani, i quali tendono a dire uomo anziché uomo, ma questo è così. Ancora, per esempio, il latino locum, accusativo, la minuta, locu, la c passa g, la sorda passa sonora, e però locu da italiano, cioè toscano, luogo, accentato su lo, luogo. Parentesi, vedete nella testa, pagina 44, esiste invece una forma che ha valore avverbiale nella parlata cala dorsicula, che io ho scritto loco, ma quella L si pronuncia in un modo leggermente differente, ed è gioco, gioco. Questo è il latino loco, che vuol dire lì, sostanzialmente, lì. Ancora, leue, leggero in latino,
in toscano questa e breve diventa iere. Ancora l'accusativo pedem di pes pedis, il piede, ho già detto, accennato, se non lo faccio ora, che generalmente di norma la parola italiana e delle varie lingue romanze deriva non tanto dal nominativo quanto dall'accusativo, quindi non da peste, ma da pede, con la M muta, italiano del toscano a piede, però nelle parlate meridionali il ditongo non c'è, pede, pedi. Il latino eri, dall'italiano ieri. L'imperativo latino veni, da il toscano italiano vieni. Però, per esempio, in calabro siculo non c'è il ditongo. La V è piuttosto una B e si sente veni. Torniamo a noi. Il ditongo ae, non siamo sicurissimi che il secondo elemento fosse veramente una E. Perché? Perché intanto dove conosciamo, dove vediamo dittonghi di questo tipo, la A seguita da una vocale anteriore palatale, in genere questa è la I. Per esempio, in inglese, hi, scritto H-I-G-H, hi, vuol dire alto, è hi e non hai. Hai il pronome prima persona singolare, in tedesco è ish, la appendice consonante che in inglese si perde e questa ai diventa un ditongo ai. Ma questo potrebbe essere un elemento non decisivo. Le parole latine col dittongo, in greco, che pure ha una lettera per indicare la E, la epsilon, non è trascritto ae, ma è trascritto ai. Questo fa pensare che forse anche quello che è scritto in latino ae fosse pronunciato più vicino a quello che è, per esempio, la pronuncia dell'inglese ai, eccetera, eccetera. È dibattuto, non sapremo mai esattamente. Questo ditongo nasce come ai. Nella grafia questa i diventa poi e. Per esempio abbiamo un documento, una copia, un documento databile all'inizio del secondo secolo, prima della nostra era, ed è un decreto del Senato contro i baccanali, erano feste in onore di Bacco di Olido che si trasformavano in orge e anche in turbamenti dell'ordine pubblico. Abbiamo questo testo, troviamo sia Aedem con la E, sia la scrittura e pronuncia arcaica Aequum anziché Aecum. In questi casi se un documento reca una grafia più arcaica di un'altra, quella più moderna è quella che corrisponde alla pronuncia effettiva. Quindi da ae si passa ad ae, su questo primo punto. Poi ben presto questo ae si riduce a una sola vocale. È controverso il momento preciso del passaggio. Lo si colloca già nel primo secolo della nostra era. Però Varrone, Cicerone, tardo primo secolo avanti la nostra era, già indicano questa pronuncia, tanto che ae, in un monotongo, in una lettera sola. Le lingue romane non hanno traccia di questo diptongo. Da dove possiamo vedere che è venuto il passaggio? Chiariamo, i testi letterari latini classici noi li abbiamo generalmente attraverso copie medievali. Ora i codici medievali, questi copisti medievali, a volte segnano i diptonghi, a volte non li segnano, quindi non sono un documento sicuro. Invece abbiamo documenti certi e sono le epigrafi. Ora, nelle epigrafi abbiamo due indizi sicuri del fatto che da un ditongo sia passata una sola vocale E. Uno è che dove ci vorrebbe il ditongo non c'è la sola E. Nella mia testa, pagina 44, vedete alcune grafie epigrafiche, filie, che sarebbe per filia E, che può essere un genitivo dativo singolare da figlia, della figlia alla figlia, o può essere un nominativo plurale, figlia e le figlie. Praetor anziché praetor, questor anziché quaestor, praefectus diventa prefectus, infatti l'italiano non è praetore, quaestore, è praefetto, ma pretore, questore, prefetto. Ancora troviamo un dativo Seneche, Senecae, in cui non c'è il ditongo, ma la semplice E.
Un altro indizio altrettanto sicuro è dato dalle cosiddette grafie o scritture inverse, cioè troviamo in epigrafi il ditongo segnato dove non c'è, siamo sicuri, conoscendo l'etimo di queste parole, che non c'è il ditongo. Allora cos'è la deduzione che si fa? Poiché questi generalmente erano di stato schierile, si incidevano queste epigrafi sulla pietra, ecco, costoro non avevano solo un documento scritto da copiare, ma gli veniva dettato il testo, quindi quando loro sentivano E, erano incerti se fosse una E effettiva nella scrittura, o andasse scritta col dittongo. E a volte esagerano e mettono il dittongo dove non ci vuole. Cito nel mio testo, sono pagina 44, anziché Eius, che è il genitivo di tutti i generi del pronome dimostrativo Is e Id, troviamo Aeius. L'avverbio bene, 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 che c'è anche in italiano. Troviamo Waene, B e V è un problema diverso che vedremo trattando la U consonante. Oppure il perfetto Fekit, non c'è alcun dittongo, Faekit, è scritto Faekit, ma certamente era pronunciato Fekit. Siwe, quella particella che collega varie protasi dell'ipotetico, italiano sia che, eccetera. Sono numerazioni, genere. Non c'è nessuna ragione che sia il dittongo siwe, se c'è vuol dire che chi scriveva queste cose sentiva una E e nell'incertezza in questo caso ha scritto il dittongo. Il dittongo oe si fa spesso insieme, però è una cosa, è un po' più nascosto l'esito di oe. Anche qui bisogna partire non da oe ma da oi, come ai partiamo da ai. E poi l'esito è duplice. Un esito è in u, e diciamo è molto antico questo. Un esito più recente invece è in e. Prendiamo il più recente. L'italiano pena deriva dal latino poena, che ha un parallelo nel greco poinè, dove c'è il dittongo. In italiano oe si riduce a una sola e. Faccio notare che mentre ae si riduce in italiano a una sola e breve, di timbro aperto, invece in questo caso oe si riduce a una sola e che è di quantità lunga e quindi anche di timbro chiuso, quindi diciamo pena in italiano. Cito anche il francese pen. Moenia, lemura, abbiamo menia e così via. Prendiamo ora il dittongo au. Qui c'è un duplice esito, cioè o l'uno o l'altro. In una sillaba accentata, nel primo secolo, prima della nostra era, abbiamo certi indizi certi, che il dittongo si è chiuso, si dice, in una sola vocale che è precisamente o. Prendiamo nel mio testo, quelli che danno meno problemi sono per esempio oro, il nome del metallo prezioso, nel latino aurum, con la M muta, aur, da oro. Il toro è il nome del bovino maschio, abbiamo il latino taurum, l'italiano toro. Interessante anche lode, abbiamo l'italiano lode, che è la parola comune, che viene, e invece il latino è laude. Sì, ci sono delle famose laudi di un poeta religioso che è Jacopone da Todi, però lì è un recupero forse attraverso la lingua ecclesiastica che era il latino, il laudi. Interessante anche cosa, l'italiano cosa, come si può dire, perché il Verdini ha messo tra parentesi latino causa, eh sì, cosa, italiano, e del resto il francese chose, eccetera, deriva non da un latino cosa, ma da un latino causa, in cui il dittongo si è chiuso in o, causa cosa. Qual è il passaggio? Il passaggio è questo, parlare del passaggio semantico. Ecco, per dare un parallelo, cosa, nella lingua tedesca, si dice, si pronuncia Sache, che è scritto S-A-C-H-E, Sache. Sache vuol significare, in senso concreto, cosa, per esempio, una tendenza
della pittura tedesca, espressionistica, nei primi anni 30, è il ritorno alla oggettività. Oggettività, causalità, si dice Sachlichkeit. Sachlich è l'aggettivo causale, concreto, oggettivo, derivato da Sach, che vuol dire cosa. Però Sach può voler dire anche quello che è in italiano causa. Per esempio, non so, una frase, non so, la causa della libertà contro il fascismo. Allora, die Sache der Freiheit gegen den Faschismus. Quindi, senso nobile, causa. Ora cosa succede? Che la parola latina, se ha senso concreto, materiale, segue le regole fonetiche, diventa o, questo ao. Invece mantiene questo dittongo contro la norma se è una voce dotta, colta, che ha un significato mentale. Spero che la cosa sia tutta chiara. Abbiamo degli esempi storici del passaggio a o all'epoca delle guerre civili. Per esempio, uno dei leader del Partito dei Populares, gli storici definiscono, chiamavano Partito Democratico, grosso modo due sole erano le tendenze politiche nella Roma repubblicana, da una parte i Populares, democratici, che si appoggiavano in parte alla plebe cittadina di Roma e in parte al ceto degli equis, dei cavalieri, che avevano il potere economico, finanziario e commerciale. Dall'altra c'erano gli aristocratici, gli oligarchici, cioè coloro che erano legati al partito del Senato, in sostanza era il partito dei grandi proprietari terrieri. A parte questo, allora, questo personaggio si chiamava Claudius come nome gentilizio, della gloriosissima Gens Claudia. Però a quest'epoca il popolo non pronunciava più il dittongo au, ma aveva già chiuso in o. Per dare una piccola spiegazione, nella lingua sembra, dal punto di vista storico oggettivo, constatabile che i ceti aristocratici e l'elite sono più restie ad accettare certe innovazioni in senso di semplificazione, eccetera, della lingua. Quindi, mentre ancora chiaramente i conservatori, gli oligarchici insistevano, per esempio Claudius, a chiamarlo Claudius, invece il popolo tendeva a dirlo Clodio. Allora questo costui, che fu anche un vigoroso tribuno della plebe, il tribuno della plebe è un'istituzione tipica della Repubblica Romana, poi spieghiamo cos'è, per farsi vedere vicino al popolo, non si fa chiamare Claudio, come avrebbe chiamato un suo amico senatore, eccetera, ma si fa chiamare Clodius, eccetera. Di rincalzo costruiva una sorella. Sorella, probabilmente, questo è il nome della gente, quindi il nome è uguale tra fratello e sorella. Lei doveva chiamarsi Claudia. Oh, la donna prende a Roma il nome gentilizio. Per esempio, la figlia di Cicerone, Tullia, lui si chiama Marcus Tullius Cicero, il gentilizio, secondo nome è della gens Tullia, la figlia si chiama Tullia, mentre i maschi avevano i tre nomi, prenome, gentilizio e nome di famiglia. Ecco. Ora costei si fa chiamare Clodia. E sembra, se le indicazioni di Apuleio, lo scrittore tardo, eccetera, del tardo impero, sembra che questa Clodia, che tra l'altro era sposata a un uomo politico conservatore, che fu anche console, un certo Metello, era l'amante, la donna amata dal poeta Catullo. Quindi Clodius e Clodia. Diciamo che uno era plebe, se non c'entra con lingua latina, ma può essere così propedeutico della grande letteratura. Allora, la lotta di classe fra partiti plebei che già fin dall'inizio della Repubblica Romana. Però, a un certo punto, la plebe riesce a imporre, il potere sta nelle mani del Senato. Il Senato è eletto attraverso i comizi centuriati, che sono non esattamente i nostri comizi elettorali o suffragio universale.
quindi è un suffragio elitario e censitario. Il Senato rappresenta sostanzialmente il potere della oligarchia senatoria, latifondista e altro. La plebe invece riesce a imporre un'istituzione nuova, che si chiama tribuno della plebe. Questo ha il diritto di partecipare al del Senato e fare due cose importanti. Primo, proporre delle leggi. Secondo, ancora più importante, opporre il veto. Se una legge, il tribuno della plebe, la considera lesiva dei diritti della plebe, eccetera, del popolo, può porre veto e il Senato, mettiamo che al 100% la voterebbe, non passa la legge. L'importanza di questo personaggio ricade anche in quello che sarà il principe, l'imperatore, perché l'imperatore, per esempio, il primo imperatore che noi conosciamo è Augusto. Augusto, nel 77 della nostra era, aveva avuto tanti poteri, la dittatura perpetua, questa cosa qui, riforsegna il Senato tutto e fa finta di restaurare la Repubblica dopo la parentesi della dittatura di Cesare. Invece in realtà mantiene la tribunizia potesta, cioè mantiene i poteri del tribuno della plebe, proporre leggi e porre il veto. Voi capite che con la posizione che ha il principe, l'imperatore, basta che lui ponga il veto che il Senato è bloccato. Idem può proporre numerosissime leggi di sua iniziativa, ecco, questo per escursus. Ecco, questo è l'esito quando il ditongo si trova in sillaba tonica che reca l'accento. In sillaba atona non accentata, invece l'esito è differente, e non si ha O ma A. Questo secondo esito è meno familiare agli italiani, anche ai giovani che studiano nelle scuole il latino, perché effettivamente sono più presenti i discorsi tipo laude, lode, aurum, oro, taurus, toro. In realtà c'è anche questo secondo esito, che è in A. Per esempio, il nome del mese agosto, francese au, e si trova, è il nome dell'imperatore Augusto. Voi sapete che due personaggi romani riescono a trasformare il nome di un mese nel proprio nome, e sono Cesare, che il mese Quintilis, il quinto che veniva nella serie dopo Marzo, è esattamente una volta il calendario romano arcaico cominciava con marzo, non con gennaio. Ora, il quinto mese da marzo è il nostro luglio, e luglio è l'esito italiano, come juillet, è l'esito francese, eccetera, del latino Julius, Julius. E così il figlio adottivo, che diventa principe imperatore col nome di Augusto, toglie al mese sestile, sextilis, che sarebbe il nostro agosto, questo nome antico, e lo sostituisce col suo. Allora, il mese di agosto, in latino, veniva chiamato Augustus, però proprio questa parola subisce il passaggio fonetico di au a a. Anche in francese au, italiano agosto. Allora dice, come mai chiamiamo Augusto l'imperatore col dittongo? Perché è un personaggio storico e quando parliamo di Augusto lo pronunciamo alla maniera antica, però l'esito fonetico è agosto. La parola, un nome proprio di uomo maschile, Agostino, italiano Agostino, spagnolo Agustin, in latino deve risalire ad Augustinus. Augustinus, quella A iniziale, invece nel latino classico, è di tongo au. Se voi cercate, per esempio, in un elenco scritto in latino di autori latini cristiani, il padre della Chiesa che noi conosciamo con il nome di Agostino, Sant'Agostino, lo trovate non sotto Augustinus, ma sotto Augustinus. Lui si chiamava Augustinus, ma ben presto lo chiamarono Augustinus. Questi sono due casi di così qui. Il dittongo, dicevamo, rimaneva il dittongo oi, ou. Qui è, anche qui c'è un doppio esito. Il secondo è il più facile da capire perché è analogo
al dittongo ai, ae, e, così poi, oe, da e. La differenza della e che deriva dal dittongo ae è che quella a è di quantità breve e quindi di timbro aperto. Timbro aperto vuol dire, per esempio, come in toscano l'avverbio bene, oppure la parola sapienza, in toscano questa è la e aperta. Invece la a, la e derivata da oe, la e lunga e chiusa. In italiano da poena viene pena, con la e chiusa. Da moenia viene menia, e così. C'è però un altro esito, che è antecedente, più arcaico, e abbiamo solo qualche traccia della fase antica. Per esempio, il numerale 1, in fase antica, era oino, oino. Questo oi passa a oe e poi a u. Poi l'aggettivo communis, communis. Nel Senatus Consultum contro i baccanali troviamo comoine, che vorrebbe dire, in latino classico sarebbe comune, comune. Il latino classico ha la M geminata, ma questo non ci interessa. Qui ci interessa vedere che U, la U di munis, in fase arcaica era moin, moin. Un piccolo excursus sulla storia di questo aggettivo, perché insomma ha qualche importanza anche per la storia dell'Occidente. Deve risalire a un aggettivo arcaico con munis, munis, composto con più munis, come con in c'è cioè il munis. Questo munis, ripeto arcaico moinis, è praticamente colui che compie un suo dovere legato alla sua posizione nella società, eccetera, munus. Ma poi, allora, immunis è vuol dire che colui che si sottrae a un compito. Viceversa, comunis, quindi con, credo, l'insieme, il significato qui praticamente è di sopportare un dovere pubblico in più di una persona. Ecco, e corrisponde al greco koinos, koinè. Per esempio comune, ecco, per esempio c'è un proverbio che troviamo attestato nella commedia I fratelli, che è Delfo e di Terenzio, ed è la frase ben nota, proverbiale, che tra gli amici omnia communia sunt. Tutte le cose sono in comune, proprietà in comune, tra amici, da coloro che sono veramente amici. Poi, è da dire niente altro. Ecco, per esempio abbiamo poena, però il verbo è punio. Troviamo delle voci arcaiche poenire, per dire punire. Poi ancora, troviamo punicus, che vuol dire cartaginese della colonia di Cartagine, la colonia fenicia, nell'attuale Tunisia. Però troviamo Nevio, che è un poeta arcaico, un frammento, abbiamo Poenicus, anzi nel titolo della sua, del suo poema epico, Carmen Belli Poenici. È la forma arcaica che tranquillamente evolve in una U. Bene. Questo è un po' il discorso sui tonghi. Pagina 48, affronto in modo rapido il fatto che la lingua latina presenta la C, la lettera C, come velare sempre, anche se è seguita dalle vocali anteriori, ossia palatali, e I. Fa un contrasto con l'italiano. L'italiano, davanti a I, la C passa dal suono velare a un suono palatale, cioè C. Per esempio, nelle lingue tipo francese, il francese passa al suono della S, anche se è ancora scritto con la C. Per esempio, ciò, se sì, è scritto ceci. Ancora, vediamo per esempio in spagnolo, il cantare del Cid, il Cid Campeador,
un poema eroico nazionale spagnolo, è scritto cita, si dice fe. Per esempio il numerale 5, latino 5, italiano 5, in spagnolo 5. Qui il passaggio intermedio è da quinque con la velare a quinque, con la velare semplice, forma che si trova in alcuni epigrafi. Un esempio di prova chiara del carattere velare della F latina sono alcune trascrizioni latine di nomi comuni latini, greche di nomi comuni latini. Ne do un esempio, Cellarius, cantiniere, greco Cellarius. Kensitor, ispettore delle imposte, greco Kensitor. Centuria, unità base dell'esercito romano, greco Centuria. Chibarium, provviste, viveri, greco Chibarium. Circitor, ispettore dei posti di frontiera, greco Circitor. Si hanno diverse traduzioni greche del nome latino Caesar. Quella che vedete subito, Caesar, attesta la pronuncia velare della C. In tardo impero romano compare la grafia greca Caesar, scritto TZESER, che attesta il passaggio di C a una fricativa anteriore. Dalla forma latina con C velare deriva il tedesco Kaiser, imperatore. Questo indica che i contatti tra mondo germanico e mondo romano sono abbastanza precoci. Invece successivo il contatto tra mondo romano e il mondo greco, bizantino, poi russo. Allora, per esempio, in bizantino, greco-bizantino, troviamo anziché Kaiser, Cesar. Da questa forma deriva il russo Tsar. Ecco, il significato di Tsar è imperatore, con il tedesco Kaiser è imperatore, perché il nome Kaiser fu portato per primo come nome di famiglia di Giulio Cesare. Allora, il figlio adottivo di Giulio Cesare, cioè Ottavio, essendo stato adottato da Giulio Cesare, poteva fregiarsi dei tre nomi Gaius, Iulius, Caesar, Octavianus. Ora, poiché gli storici sono concordi nel fissare con Augusto l'inizio del principato, ossia dell'impero, il primo imperatore, poi tradizionalmente i successivi imperatori aggiungono ai propri nomi il nome Caesar e spesso anche quello di Augustus. Quindi il nome Caesar passa poi a significare l'imperatore. Per esempio, ricorderete che nel Vangelo c'è una domanda che viene posta a Gesù: bisogna dare all'imperatore a Roma le tasse oppure dobbiamo rifiutarci di pagare le tasse a Roma? La Palestina ebraica era ormai una provincia romana. La risposta di Gesù, come ricorderete, è: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Non entro nel merito di questa frase, che si può anche discutere e contestare. Voglio dire, non dice dell'imperatore, usa Cesare. Cesare vuol dire l'imperatore, anche se non si chiama più Cesare, tipo Ottaviano o Augusto. Altre prove sono gli esiti della che latina davanti a e o i in tedesco. Per esempio abbiamo dal latino cellarium, abbiamo il tedesco keller, con la che velare. Una parola quindi successiva, quindi in cui il contatto con Roma fa capire che a Roma questa che non è più una velare, ma si è intaccata, è passato un altro suono, tedesco celle, che vuol dire cella, cellula, stanzetta, eccetera. A questo punto vuol dire che i latini, i parlanti latini, non dicevano più cella o cellarium, ma qualcosa di simile a cellarium, cella o cellarium, cella. I primi indizi di intacco della civelare, si dice tecnicamente, la civelare che passa da un suono c a un suono palatale c'è, è una velare che subisce un intacco. I primi indizi nell'epigrafi sono molto tardi e piuttosto rari. In un'iscrizione italica, V secolo, anziché inchitamento, è scritto inchitamento, come nel mio testo vedete. Questa è una grafia in cui chi ha inciso l'epigrafe cerca di far capire che non è più c, ma qualcosa di diverso,
e si mette T davanti. Ancora, anziché discessit, vuol dire egli partì, si allontanò, l'iscrizione del Nord Africa, V secolo, quindi tardo impero, troviamo discessit. Quindi, probabilmente in questa zona, la C, in questa posizione davanti a EI, passa un suono S, come poi in francese. In tutte le lingue romande, davanti a queste vocali anteriori a I, si passa a una fricativa palatale. L'eccezione unica è sostanzialmente il sardo nella regione, diciamo meglio, nella zona che si chiama Logudoro. Là non troverete, come trovate nel resto della Sardegna, celu, italiano cielo, ma celu. Non troverete cena, come si trova nel resto della Sardegna, come in italiano, ma cena, non cervo ma cervu, non pesce ma pische. Esaurito questo argomento, passiamo alla pagina 49. Anche l'accusiva velare die ha avuto la situazione della che. Si pronunciava allo stesso modo, quindi velare, sia davanti alle vocali a o u che davanti alle vocali palatali anteriori e i. Questo nella fede, ad esempio, una serie di prestiti germanici dal latino, ad esempio tedesco gem, latino gemma, tedesco ginst, latino genista. La lingua sarda, non solo nel Logudoro, ma nella parte centrale dell'isola, mantiene il carattere velare della G, anche davanti a E e I. Quindi abbiamo gelare, latino gelare, gingiva, latino gingiva. In sardo si adotta la scrittura, la grafia, della lingua toscana, la lingua nazionale, per cui si scrive per indicare il carattere velare della G, G più H, così come per indicare il carattere velare della C, in italiano si scrive CH, anche se voi capite che non c'è nessun H, nessuna aspirazione. È un modo, un sistema per indicare in italiano il carattere velare della G. Nelle lingue romanze, questa G latina servita da EOI, si palatalizza, in italiano, in francese, in portoghese e rumeno. Resta velare, ma passa da un'occlusiva a una fricativa in spagnolo. Per esempio, vediamo alcuni esempi. Latino genium, italiano genio. L'alfabeto fonetico, questa G si indica con D più un grafema simile alla Z. Rumeno genio, francese genie, eccetera, genie. Ecco. Diverso quindi l'esito in francese, dove, ecco, del resto, per esempio, la parola italiana giardino, in francese è jardin, italiano gioia, francese joie. È questo tipico suono che ha il francese e che si indica, come vedete, genie tra parentesi, genie con una specie di zeta. Portoghese genio, il portoghese ha lo stesso esito del francese e si dice genio. Spagnolo è scritto sempre genio, ma si pronuncia genio. Nell'alfabeto fonetico internazionale la X, quella che indicata come X, non indica K più S, ma indica il suono, per esempio, del gruppo tedesco ACH, ACH, neogreco OCHI, si vuol dire no, scozzese LOCH, mostro di Loch Ness. Abbiamo visto quindi la U consonantica e vocalica latina, abbiamo visto il carattere velare di che e che anche davanti alle vocali palatali. Un piccolo accenno si può fare alla I consonantica latina rispetto a quella vocalica. In questi casi, ecco, il latino classico non ha testimonianza del passaggio a una consonante fricativa, però nelle lingue romanze c'è traccia di questo. Quindi, per esempio, il latino justitia, in italiano è giustizia, in francese justice, come sono giù, che abbiamo visto, in genie, joie, portoghese justicia, in portoghese si legge je, questo, quindi simile al francese, e in rumeno justitie, ecco, diversamente in spagnolo passa a h, giustizia.
Piccola notazione, nell'insegnamento scolastico si adotta la pronuncia cosiddetta italiana o italica o ecclesiastica del latino. Questo però porta alcuni problemi, alcune scorrettezze. In sillaba finale, C e G, il latino aveva ancora carattere velare, anche se seguiti da E o I. Per esempio, prendiamo il latino scritto sacchi, ecco, che a scuola si pronuncia sacci, l'italiano sacchi attesta che mai esiste una forma pronunciata sacci, ma è sempre rimasto sacchi. L'italiano luoghi, vabbè, c'è una G anziché una C latina, latino locchi, italiano luoghi, non diciamo luoghi. Latino muscae, che nella pronuncia scolastica è musce, le musce non sono mai esistite, chiaro l'italiano dice mosche. Latino fugae, a scuola si dice fughe, italiano fughe. L'unica eccezione è probabilmente amici, dal latino amici, dove la velare si palatalizza. Quindi, concludo, la pronuncia scolastica su questo punto non ha nemmeno corrispondenza col tardo latino o col latino volgare. Passo poi alla pagina 50 con alcuni argomenti collaterali. Non si tratta qui sostanzialmente di un fatto particolarmente importante, ma va menzionato. Nella pronuncia scolastica italiana o ecclesiastica del latino, parole come justitia, scientia, absentia, si pronunciano justitia, scientia, assentia e così via. Ora, sappiamo che per molto tempo, fino almeno secondo e terzo secolo della nostra era, non è che chi ha di giustizia diventava sia, scientia, sia, absentia, sa. Allora, cosa succede? Succede che bisogna pensare che in queste parole, per esempio giustitia, non sono tre sillabe, ma quattro. Giustitia. Così, scientia non sono tre sillabe, ma scientia. Absentia non sono tre sillabe, absentia, ma absentia. Però questa I breve davanti a A ben presto si semivocalizza, si consonantizza. E allora abbiamo quel passaggio a S, che si chiama affricata, e nel governo internazionale è indicato con T più S. Il passaggio intorno al terzo secolo della nostra era. Troviamo forme epigrafiche, Vincentius, anziché Vincentius, e Crescentianus, anziché Crescentianus. Questa è un'epigrafe che è datata dell'anno 240. È da dire poi che in italiano questo esito del gruppo T più I più vocale è appunto l'affricata TZ. Ecco, non sempre si mantiene la I. Per esempio in giustizia si mantiene la I. Per esempio in scienza, in assenza, presenza, la I semivocale scompare. La stessa preposizione italiana senza è l'esito della parola latina absentia, senza, quindi vuol dire nell'assenza di, e così via. È però vero che, per esempio, il derivato scienziato da scienza non è scienziato, ma scienziato. Oppure, in alcuni casi, anziché latino vitium, abbiamo la forma vizio, benissimo, e abbiamo un esito differente in vezzo. L'italiano piazza è da un latino platea, che bisogna pensare sia passato attraverso una forma non attestata, platia. Si noti bene che nei nomi con suffisso izia, arguzia, letizia, mestizia, la Z è semplice nella grafia, ma in realtà è una geminata, una doppia. Chiunque lo può vedere nell'ottimo dizionario italiano di Zingarelli. Quindi arguzia
questa Zeta è raddoppiata, Letizia è raddoppiata, Mestizia è raddoppiata. Si sente a volte pronunciato male Arguzia, Letizia, Mestizia. A proposito di consonanti italiane che nella grafia appaiono semplici, ma nella pronuncia sono doppie, geminate, qualcosa del genere avviene con il nesso SC, che indica la fricativa SH semplice, che è indicata nel Servizio Fonetico Internazionale con un segno che il mio computer e tutti i computer non hanno, e vedete nel mio foglio 50, ecco, in realtà non è una sempre, una degeminata, ma una geminata, come esempi. Capisce, egli capisce, non si dice capisce, capisce. La coscia, non si dice la coscia. Fascista, non si dice fascista. Striscia, non striscia. Si sente ormai da tempo, specialmente in un particolare canale televisivo, un programma annunciato come striscia la notizia, o striscia, striscia. La scrittura analoga per il nesso GN italiano in posizione intervocalica, che è indicativo di un suono ignoto al latino che si chiama schiacciata, il suono gne di campagna, pegno, regno. Il nesso GN in latino era pronunciato gn tipo in germanico, Wagner, Wagner, regnum e così via. Oh, questo esito è non la scempia, la semplice, ma la geminata. Quindi cagna non è cagna, ma cagna. Campagna non campagna. Pegno non pegno. Segno non segno. La degeminazione nel italiano attuale appare frequente e caratteristico della zona lombardo-veneta. E così, senza alcuna dietrologia, chiaramente il valore importante del lombardo-veneto nell'attuale sistema economico, industriale, agricolo dell'Italia è così chiaro a tutti che ormai bisogna abituarsi anche a sentire nelle varie reti televisive queste pronunce che non sono quelle corrette. Ora apriamo un altro capitolo della fonetica latina e quindi ci troviamo a pagina 51 del mio testo. Il sistema consonantico, il consonantico. Lo schema grafico, che bisogna assolutamente che voi abbiate anche mentalmente molto chiaro, dà sulla sinistra, la colonna a sinistra, il punto di articolazione delle consonanti. Sopra invece, nella riga sopra, occlusive, nasali, continue, il modo di articolazione. Chiariamo, partiamo dal modo. Ecco, occlusiva, nasali, continue. Le nasali sono un caso un po' a sé, nel senso che c'è una particolare articolazione, un particolare modo. Ma la posizione fondamentale è tra le occlusive e le continue, chi le chiama anche fricative. Le occlusive sono consonanti che si producono frapponendo un ostacolo all'uscita dell'aria occlusiva, dell'occlusione. E possono essere labiali, più precisamente bilabiali, nelle due varianti, sorda e sonora, p e b. Poi possono essere dentali, t la sorda, d la sonora, velari, c e g, e sono appunto le velari, e le labiovelari, che sono scritte in latino q, u e g, u, ma che in grafia fonetica vanno indicate con k e in alto come esponenziale il segno del w inglese o tedesco. Vediamo qualche chiarimento. Abbiamo detto, come vedete nello schema, velari C, virgola K. In realtà la lettera K si usa rarissimamente. Si trova, per esempio, per indicare il primo giorno del mese, calendae, e i latini, anche autori vari, hanno consapevolezza di questo, che collegano calendae al greco calò, che vuol dire chiamare. Nella fase arcaica
della Repubblica Romana, forse anche da, ancora all'epoca di Re prima, un ufficiale pubblico, un sacerdote, eccetera, all'inizio del mese, quindi il primo giorno del mese, chiamava, quindi il greco Kalein, chiamava la luna nuova, cioè diceva a quelli della cittadinanza che assistevano a questa cerimonia, la luna nuova sarà tal giorno. Ecco, quindi calare calendare. Così un piccolo excursus. Un tempo si usava un modo di dire per dire, non so, qualcuno rimanda una decisione che deve prendere, o la restituzione di un debito. Rimandare alle calende greche, nel senso che questo è un motto cresciuto in ambito italico, romano, antico, e si ha una certa idea sbagliata, allora si aveva dei greci di allora, come poco di parola. Per cui le calende greche, come dice, il greco che ti deve restituire un prestito, ti dice che era il prossimo mese, il primo del mese successivo, ma si va alle calende greche per farti tutto per non restituirlo. Queste sono cattiverie. Purtroppo in anche due popoli contigui, come quello romano e quello greco, spesso succede che si hanno momenti di polemica e frizione. Del resto la polemica più grossa è il fatto che, come è immortalato nell'Eneide di Virgilio, i romani vantano di derivare dall'unione con le popolazioni autoctone del Lazio e i profughi in fuga dopo la distruzione di Troia. Quindi i troiani erano stati i grandi nemici del popolo greco e viceversa. Questo va detto. La N in italiano e in latino, e anche in varie altre lingue, conosce due varianti. Una si dice N dentale. Infatti la N di nome, di Anna, si pronuncia con non esattamente la lingua sul dente, ma nell'alveolo delle denti. Ed è dentale anteriore. C'è una N velare, cioè pronunciata con il velo pendulo palatino, quella che chiamano i cantanti lugola, ecco, che è la N quando segue una consonante, appunto, velare o labiovelare. Quindi, per esempio, l'accusativo del dimostrativo, che vuol dire questo, al maschile e femminile, Kung Hank, quella N è seguita da una velare, Kung Hank, e appunto è una N non pronunciata in maniera anteriore, con l'alveolo dei denti, ma con il velo palatino, N velare. Però non esiste un grafema che la differenzi nell'alfabeto latino, e del resto neanche il nostro alfabeto moderno. Faccio un piccolo excursus. Questa N velare è una consonante che in latino viene pronunciata se segue una consonante velare o labio velare, ma per esempio in inglese viene pronunciata anche se non segue questa consonante, nel senso che seguiva etimologicamente, lo si scrive ancora, ma non viene più pronunciata. Faccio alcuni esempi. Il verbo to sing, cantare, sing, la parola che vuol dire cosa, sing, e così via, ordinariamente sono N velari, sono due N velari, perché sono seguiti da, ancora che abbiamo visto, sing e sing. C'è anche la velare sorda, to think, pensare, think. Sono velari, sono delle nasali velari. Però, per esempio, la parola sing, o non so, to sing, il parlante inglese di lingua madre e chi apprende questa lingua come lingua straniera in maniera corretta non dice, per esempio, cosa sing, facendo sentire la G, oppure cantare to sing, quella G non si deve sentire, ecco, è ormai scomparsa nella pronuncia. Ok. Poi vediamo le continue. Le continue sono divise in fricative, praticamente dette, sibilanti e liquide. Sostanzialmente le fricative sono solo la fricativa sorda, labio dentale, la S. Invece la V, che sarebbe la fricativa
Sonora la dentale, il latino non c'è ancora. Sarà la U consonante con un esito successivo, forse diventa poi a poco quello che è la dentale fricativa sonora delle nostre lingue, italiano, francese e così via. Sibilanti è la sorda sibilante, la S. Faccio notare qui che la S latina, questo l'ho trovato penso anche nel Grandi Perini, propedeutico del latino universitario, non ha come la S italiana delle varianti se in posizione intervocalica. A certe condizioni, per certe parole, diventa cosiddetta S sonora. Tipo per esempio francese, pure il nome del fiore, rosa. Rosa non è la stessa cosa di, non so, casa, Pisa, eccetera. Al nord Italia si tende a generalizzare la sonorizzazione della S intervocalica. In Toscana certe parole invece vanno pronunciate lo stesso con la S sorda. Questa è la situazione italiana. Però, e così anche nel meridione, dal meridione tendono a pronunciarla sorda e non sonora. Invece, nella lingua latina, per tutto il periodo classico, la S, anche in posizione intervocalica, è sempre sorda, mai sonora. Questa è una regola generale che va osservata. Mai sonora, sorda. Le ittide, sostanzialmente, sono la L e la R. Anche qui distinguevano i latini una L anteriore, palatale, e una L posteriore, velare. Faccio notare che nel mio diagramma c'è un uso promiscuo, cioè L anteriore che sotto deve dire L posteriore, quindi aggiungete posteriore. E invece velare va bene, ma se è anteriore bisogna dire palatale. Quindi sono sinonimi. Anteriore palatale e posteriore velare. Queste varianti, gli antichi i latini, le distinguevano, uno lo chiamavano grassa, tingue, e l'altra esile, latino esilis, però nella grafia non lo distinguevano e nella pronuncia, neanche nella pronuncia cosiddetta scientifica, restaurata da qualche decennio nei congressi internazionali di filologia classica, viene più osservata. La L velare è presente in una lingua slava che è per esempio il polacco, in cui c'è un grafema, c'è un modo particolare per indicarlo, la L viene come tagliata. Avete visto delle volte il nome di quello che fu pontefice col nome che si diede di Giovanni Paolo II, Carlo Wojtyła, oltre a pronunciarsi UA, quindi una parola, non è una L simile a quello dell'italiano bello, eccetera, mille. È molto differente a velare, tanto che passa a uso univocale, e viene scritta L con un taglio. Ecco. Quanto riguarda la R? Riguardo la R, noi sappiamo, vediamo che la lingua italiana sembra essere l'unica lingua, quella di maggiore diffusione anche culturale nel mondo, occidentale, quantomeno che pronuncia la R correttamente. Come lo sapete, la difficoltà estrema che hanno, soprattutto nel campo delle lingue germaniche, gli anglofoni, una difficoltà tremenda a pronunciare la R, e anche in certe posizioni anche i germanofoni a pronunciare la lingua inglese. Per esempio, c'è un aggettivo e corrispondente avverbio che significa migliore, meglio. In inglese si scrive better, ma si pronuncia better. Quindi la R e il nesso R si riduce a una vocale indistinta, a uno schwa. Ecco, così in tedesco non si dice besser, ma besser. La ER si riduce a un prefisso genere. Ecco. La R è la L ripetuta, trillata, dicono linguisti, ma non 3-4 volte. In sostanza, se si sta attenti, noi italiani la praticamente sono due volte circa che vengono la L viene ripetuta. Ecco, sono particolari, insomma, che possono sembrare incongrui, ma la lingua è fatta anche
di questi particolari concreti. Per esempio, mancano nel latino dei fonemi consonantici che ci sono in italiano. Per esempio, le affricate. Fricata, per esempio, è italiano scienza, giustizia, assenza. Si chiama tecnicamente affricata e questa non c'è. E non c'è neanche in greco per questo. In greco esisteva, in particolari condizioni, l'affricata sonora dell'italiano danza, danzara, ecco, solo però in parole greche ed è indicata nell'alfabeto fonetico internazionale con D seguito da S, è un puro grafema per indicare questo. Ora affronteremo i gruppi di consonanti. Dunque, vediamo ancora appunto con la in. In licitus, illicitus. Italiano, illecito. In ludo e illudo. Italiano, illudo. In questo caso il francese fa come l'italiano, perché illusione italiano, illusion francese. Ob più, per esempio, caedo, da occhido. Caedo vuol dire tagliare, vuol dire anche smembrare, vuol dire anche uccidere. Ob più caedo, occhido. Opificium, la I breve dopo op accentato, scompare, e da opficium, da officium. Sub, submergo, sommergo, sono entrambi attestati, ma chiaramente l'italiano sommergere fa capire che si diceva sommergo. Subsidium, troviamo solo la forma col DS, non assimilato. Chiaramente si diceva sussidium, italiano sussidio. Vediamo quindi alla pagina 58 la assimilazione nelle lingue romande. Dico con molta chiarezza nel mio testo, l'italiano è l'unica delle lingue romande, cioè lingue derivate dal latino, che presenta l'esito fonetico nel stato latino dell'assimilazione, mentre le altre lingue romande, spesso, non sempre, offrono delle forme non assimilate, sono forme ricostruite su una base etimologica. Ecco, vediamo per esempio nelle altre lingue, nelle varie lingue romande, quindi andiamo subito in fondo alla pagina. Per esempio in francese il nesso delle due C è totale. Francese accepté, si pronuncia accepté perché le regole francesi sono così. La prima consonante seguita da un'altra consonante e si pronuncia C. La seconda C è seguita da una E, in italiano la renderemo con la C, invece in francese si rende con la S. Accepté, quindi si rende X, però in realtà è scritto con due C. Ecco, apporté con due P. In francese, XV-XVI secolo, e anche dopo, probabilmente, anche prima, le doppie, le geminate, sono scritte, ma non pronunciate. Quindi in francese la parola italiana è apportare, con la geminata, come era in latino apportare, in francese è apporté. Ancora, attendre, attendre, cioè, ci sono due T, in italiano attendere, da ad più tendere, però in francese si dice attendre con una T sola, però non negli altri nessi, per esempio l'italiano addome, il francese abdomen, l'italiano assurdo, il francese absurde, l'italiano ammirare, il francese admire, l'italiano attivo, il francese actif. Spagnolo, portoghese e rumeno si comportano come il francese. Alcuni esempi. Spagnolo e portoghese, adesso con diverse pronunce. In spagnolo, acceder. In portoghese, acceder. Rumeno, accelerà. Spagnolo, portoghese, apportare. Rumeno, apporto. Spagnolo, portoghese, attendere. Rumeno, attinge. Toccare, latino, attingere. Ma, spagnolo, portoghese, admira. Rumeno, admira. Spagnolo portoghese attivo, in portoghese si dice attivo, rumeno, c'è solo il sostantivo derivato, attivitate. In italiano abbiamo attivo e attività, solo l'italiano prosegue l'edito fonetico.
E adesso ci diffondiamo un po' sull'assimilazione della nostra lingua. Ecco, a me piace anche vedere delle cose che non sempre sono strettamente legate agli enti della lingua latina, che come lingua parlata dalla generalità della comunità, quantomeno italica, perisce con l'implosione del dominio romano nel 486 della nostra era. Ecco, in italiano, per esempio, la bibbia consonante. Il latino caribdi, con la N finale muta, italiano cariddi. Il latino subietto, italiano soggetto. Il latino sublevare, italiano sollevare. Il latino submergere, italiano sommergere. Il latino absentia, italiano assenza. Il latino osservare, italiano osservare. Un noto periodico legato al progetto socialista francese si intitola Le Nouvel Observateur, attraverso il francese e la parola inglese observer, che è anche il titolo di un importante giornale britannico. C più consonante, latino factum, italiano fatto, latino lectum, lo verbo lego, italiano letto, viene detto prima axe, italiano asse. Rixa, latino, diventa italiano rissa. La dipticonsonante, per esempio abbacchiare, che sarebbe abbaculare, baculum è il bastone. Affamare, da un latino volgare, affamare. Agguerrito, questo è piuttosto recente, perché la parola guerra non fa parte del lessico latino, ereditato dalle popolazioni italiche, ma è parola introdotta attraverso lingue germaniche, ed è l'antico germanico guerra, che in italiano diventa guerra, francese guerra, eccetera. Allargare, da allargare, ammaestrare, ad magistrare, rattristare, re più ad triste, eccetera, rattristare. Il toponimo Carrara, la Toscana, il latino medievale si presenta come quadraria, quindi abbiamo doppia evoluzione, la labio velare Q diventa una velare semplice C, e il nesso D più R si assimila, quindi abbiamo carraria, carrara. La G più consonante, il latino classico frigidus, la seconda I scompare, è una I breve dopo una sillaba accentata, frictus, e abbiamo italiano freddo. Nella già citata appendice di Probo si condanna fricta e si dice che deve essere detto frigida. L'italiano frigido o frigida sono parole di recupero dotto, colto. Giullare, cosa medievale, è l'antico provenzale joglar, latino medievale iocularis, iocus, gioco, eccetera. La L più consonante. Per esempio, abbiamo una forma arcaica di togliere, che è torre. Cito un passo della Commedia di Dante. Piccola digressione. Per molto tempo, a tuttora comunemente, si definisce la Commedia di Dante divina, la Divina Commedia. In realtà, Dante non la chiamò divina, la chiamò Commedia. La spiegazione però non ha a che fare con la commedia contrapposta alla tragedia. Nel Medioevo si definiva lo stile umile stile comico e lo stile alto e lo stile tragico o eroico, epico. Per cui Dante, con estrema modestia, presenta questo suo poema come un'opera scritta in stile umile, in particolare nella lingua volgare e non nella lingua dei dotti, cioè in latino. E sembra anche che l'accentazione fosse commedia. Ecco, l'edizione critica della Divina Commedia più recente, Giorgio Petrocchi, per l'editore Mondadori, è appunto la commedia. A chi dobbiamo l'aggettivo divina? Boccaccio, Giovanni Boccaccio, e qui c'è anche un commento a questo poema di Dante, disse più volte questa commedia che andrebbe chiamata divina, e è rimasta così la Divina Commedia. La prima cantica dell'Inferno, il canto 10, questo farinato degli Uberti, quale dice, quando ci fu
la sconfitta di Firenze da parte della città guelfa, da parte dei ghibellini, lui solo si alzò per dire: voi avete progettato di radere al suolo, così volevano fare i ghibellini di Pisa, di Siena, eccetera. Firenze, io invece dissi che questa cosa non si doveva fare. I versi sono abbastanza famosi, fu io solo, laddove sofferto fu per ciascuno, traduciamo, laddove era accettato da ciascuno, da tutti, di torre via Firenze, torre vuol dire togliere via, di cancellare Firenze, la forma arcaica è Fiorenza, latino Florentia, collegato a Flos Flori, fu colui che la difese a viso aperto. La forma torre la si può analizzare come tol più re, latino classico tollere, in italiano da torre. Vorremmo, il nostro condizionale in plurale, è la forma volere avemo, vorremmo, vorremmo, vorremmo. Sì, qui sì, ci sono due M, non è condizionale, scusate. È il futuro, futuro, futuro è vorremmo, quindi con una M sola, quindi alla riga superiore togliamo una M, vorremmo, volere avemo, vorremmo. La rete di consonanti abbiamo già visto, damnum latino, danno. Latino medievale domina, la I in posizione post-tonica scompare per sincope e rimane domna, che è attestato nel medioevo. L'italiano passa alla forma assimilata, donna. Antico discorso culturale, nel mondo antico domina è la padrona, la domina la chiamano così gli schiavi, generalmente come gli schiavi chiamano in proprietà il padrone dominus, però nella poesia amorosa spesso il poeta si definisce lo schiavo d'amore della donna che ama. Questo si chiama appunto, come termine tecnico, schiavitù d'amore. Si presenta come il suo schiavo, per cui spesso, anziché chiamarla, non so, mea puella, la mia donna, la chiama domina, la chiama padrona, signora. Quindi è un termine di gentilezza, diciamo addirittura di corteggiamento verso la donna. Medievo donna, quindi l'italiano donna, che diventa sinonimo del latino mulier, femmina, che indica semplicemente un essere umano adulto di sesso femminile, è originariamente un termine di gentilezza, di cortesia, vuol dire padrona. Latino autunno, italiano autunno, latino columna, italiano colonna. N più consonante, italiano culla, è un tardo latino diminutivo di cuna, che vuol dire culla, cunula. La seconda U breve postonica scompare, cunula e culla. Ancora spilla, diminutivo di spina, spinula, spilla, spilla. Ponere, italiano porre, attraverso una frase intermedia non direttamente attestata, ponere, assimilazione porre. Per esempio, in diritto futuro del verbo tenere, da tenere più o, io non tenrò, che suonerebbe cacofonico, ma io terrò. Il tedesco Conrad, in italiano, è Corrado, Conrad Corrado. I più consonanti, che è visto in latino scriptum, in italiano scritto, ruptum, rotto, cattivo. Cattivo è significato nostro di malvagio. Buono, cattivo, proposizione questa. Qui viene a fare un percorso un po' accidentato. Il latino classico è cattivo, dal verbo capio, prendo, vinco, quindi a livello militare faccio prigioniero, vuol dire prigioniero. Allora, mai prigioniero è considerato cattivo. Piano a dire, non so che qui c'è la prevaricazione dei vincitori sui vinti. Non è questo. Bisogna passare attraverso il latino della Chiesa, e accanto a cattivus c'è cattivus col genitivo diavoli, colui che è prigioniero del diavolo. È chiaro che le persone pie, devote, cristiane, nonché i vari religiosi, eccetera, considerano che chi è prigioniero del diavolo evidentemente è malvagio. Il discorso è per l'inverso, uno è malvagio
è la prova provata che costui è sedotto dal diavolo, da Satana. Però nella parlata il genitivo diavoli scompare, rimane cattivo. Cattivo, quindi non cattivo perché è prigioniero, i vincitori e vinti, eccetera, eccetera. Tu hai sentito dire che non esistono, ma prigioniero del diavolo, quindi cattivo. Ok? Ancora, latino capsa, italiano cassa. R più consonante, qui sono forme antiche, che si trovano specialmente in Toscana, in lingua toscana, anziché pensarla, pensalla, provarla, provarla, eccetera. Il diritto siciliano attualmente spesso per assimilazione, più che sentire barba, si sente babba, anziché orbo, ovvo, coricato, cuccato, però c'è anche la forma curcato. Tipico consonante, italiano Maremma, Maremma è una terra, una parte della regione toscana che dà chiaramente sul mare. Ecco, non è l'unica, dà sul mare. Dal latino medievale marittima, in cui la seconda I si trova in sillaba post-tonica, quindi scompare, da maritma abbiamo l'assimilazione maremma. Spalla, è italiano spalla, è derivato dal diminutivo spatula di spata, che propriamente vuol dire spatola, in altro senso, vuol dire anche anatomicamente scapola e quindi spalla. Questo è quanto, e con questo argomento praticamente siamo arrivati a concludere tutto il discorso su una fonetica latina. Il prossimo argomento sarà la morfologia.